Ciao a tutti ragazzi, sono io come sempre la vostra Clarissa e oggi farò la recensione della 23esima uscita di Planet Metal e sto parlando dei Rage Against the Machine, gruppo rap metal statunitense formato a Los Angeles nel 1991, in attività fino al 2000 e poi riformato nel 2007 al 2011. E poi nuovamente di nuovo riunito nel 2019. Sono stati famosi per aver mescolato con successo hip hop, hard rock, hardcore punk e alternative rock, che sono considerati tra i maggiori esperti del rap metal del rancore. Nel 2000, con l'uscita dell'album Reganatex, Zack Della Roca lascia il gruppo per intraprendere una carriera da solista. Così Tom Morello, assieme a Chris Cullen, noto per essere il cantante degli Soundgarden, formano gli Audioslave. Per giunta questo gruppo sono distinti per l'impegno politico orientato a sinistra per le battaglie a favore delle minoranze etniche contro il capitalismo e la globalizzazione a tutti i temi che Della Roca mette in evidenza nei testi e nelle proprie canzoni. A livello mondiale musicale hanno venduto più di 16 milioni di dischi. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo con la sfogliazione, se riuscite a vedere bene. Aspetto che mi metto vicina. Ecco qua. Eccoli qua. Zack Della Roca, Tom Morello, Tim C. Comonfort e Black Wilk. E qui siamo proprio agli inizi di questo gruppo. Vedete? Qua. Ed ecco gli album migliori: Rage Against the Machine del 92. Poi c'è Evil Empire del 96, The Battle of Los Angeles, la battaglia di Los Angeles del 1999 e del 99, se lo vedete. E poi c'è Reagan Dance del 2000. Hanno fatto solo quattro album, cioè hanno fatto davvero poco rispetto ai Nirvana che hanno fatto di più. Ed ecco i nostri protagonisti: Tom Morello alla chitarra, vedete? Poi c'è Zack Della Roca, voce, frontman del gruppo. E poi vediamo Tim C. Comfort al basso e Brad Wilk alla batteria. E poi vediamo alcuni gruppi che hanno proprio ispirato questa band. Vedete? Perfetto, e qui la rivista finisce perché il prossimo numero è dedicato ai Manowar. Beh, se voi avete visto la discografia, cioè mi ero dimenticata di dire la data della discografia dei Rage Against the Machine. Hanno fatto pochissimo. Dal 1992 al 2003, cioè hanno fatto poco, cioè rispetto ai Nirvana. E poi hanno avuto anche dei Grammy Awards come Best Metal Performance e poi anche agli MTV Video Music Awards come miglior video
Video Rock Balls on Paradise vinto dai Metallica. Poi c'è People of Sun vinti dagli Aerosmith. E Sleep Now and Fire vinti dai Limp Bizkit per Breakstuff. E il 4 maggio del 2006 Ball on Paradise è entrato tra la quindicesima posizione tra i 40 migliori brani metal secondo VH1. Se ho pronunciato bene. Bene ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Voi se l'avete comprato state già leggendo questa rivista. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e commento qua sotto. Ci vediamo con la prossima recensione metal. Ciao ragazzi!